Noi siamo nello studio di Deborah Piazza, siamo in sua compagnia e siamo venute qua perché lei sta cercando di dare vita a un'associazione in difesa dei transessuali che vivono a Milano. L'associazione si chiamerà Samantha perché appunto prende il nome da una storia finita purtroppo tragicamente. Deborah, ci racconti l'idea di questa associazione, come nasce, quali sono i suoi obiettivi? Certo, l'associazione si chiamerà Samantha in onore di Gustavo Brandao Rangel, morto, ucciso barbaramente il 29 luglio del 2008 da due soggetti che sono già stati fortunatamente condannati e tuttora sono in carcere. Questa associazione ha il compito fondamentale di tutelare i transessuali. In che modo? Qualsiasi transessuale che gli verrà estratto del denaro, verrà rapinato, subirà comunque dei reati, potrà denunciare attraverso anche l'associazione, attraverso me che sono illegale, sarò momentaneamente il presidente, tutti i reati in danno appunto dei transessuali stessi. E poi avrà anche altri compiti, quello di tutelare e di far capire ai transessuali e soprattutto anche alla gente normale che i transessuali possono svolgere una vita regolare, normale e svolgere anche altre attività professionali, non solo appunto quella della prostituzione o del meretricio. La strada è l'unica cosa che c'è. La Fondazione viene per aiutare le persone a si rincontrare, trovare la sua dignità persa, perché l'unica cosa che troviamo nella strada è il disagio, l'alcol, la droga, la violenza, e ogni giorno ci sentiamo ancora più male, perché a mattina quando mi sveglio è come se io devo ammassare un leone. La vita di un trans è quello. La mia vita risulta difficile perché? Perché delle volte la gente, per esempio, mi offende, mi dice delle cose, o magari puoi arrivare al punto di volere picchiarmi. Se non c'è nessuno che mi difende, cosa faccio? Italia è l'unico paese in Europa che il trans non c'è tutela. Trans non c'è diritto e ogni giorno siamo frequentate da italiani in strada, altrimenti non eravamo ancora qui. Noi adesso ci stiamo occupando di un processo in danno sempre dei transessuali che sono stati rapinati e sono stati malmenati dai soggetti rom. Avevamo chiesto che questo processo venisse reso pubblico attraverso la televisione, attraverso i mass media e momentaneamente non è stato, perché hanno ritenuto i giudici che non c'è un interesse generale affinché la società possa capire e possa comunque guardare il processo in TV. E io questa iniziativa lo porterò comunque avanti, perché la gente deve capire che chi sono i transessuali, perché fanno parte della nostra società, non possiamo far finta che non ci siano, non possiamo chiudere gli occhi, sono delle persone assolutamente normali, solo che hanno forse qualcosina in più o qualcosina in meno, tutto qui. Io se nasco domani voglio ancora essere trans, con tutto il problema che ho, ma sono trans, è la mia anima. Se potevo, mi piacerebbe lavorare nel mondo della moda. E lo vedi fattibile? Hai speranze che questo accada? Sì, sì, la speranza, noi trans abbiamo la speranza sempre, sempre. Come io sono molto affascinata da biologia, da ingegneria genetica, io ho studiato per quello, non è che è un sogno, è una cosa che ho studiato per fare, però mi sono preparata per nulla, perché un trans cosa posso fare? Mi lo dice qualcuno? La gente non vuole che tu sia quello che tu vuoi essere, quindi tu devi combattere per essere quello che vuoi essere.